Buonasera ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video in cui, come avrete letto dal titolo, andremo a parlare di Jedi Fallen Order, il nuovo gioco di Respawn ambientato nell'universo di Star Wars che uscirà il 15 novembre e di cui ovviamente porteremo una serie a partire dal giorno dopo. In questo video andrò quindi a parlarvi un po' sommariamente del gioco per prepararvi a poi quello che sarà la serie a cui tengo veramente molto. Non andremo quindi ad analizzare le singole meccaniche di gioco, ma parleremo un po' più in generale del gameplay, della storia e delle mie impressioni. Partiamo quindi col presentare Jedi Fallen Order. Questo è un action in terza persona con alcuni elementi Souls-like. Tanti paroloni per dire essenzialmente che è un incrocio tra un Uncharted e un Sekiro. Infatti il gameplay del gioco alternerà fasi di combattimento a fasi platform e a fasi in cui dovremo addirittura completare degli enigmi, il che appunto ci può ricordare la struttura di Uncharted. Tuttavia, per quanto riguarda il sistema di combattimento, questo è molto più simile a Sekiro, in quanto prima di tutto utilizzeremo una spada laser per combattere, e dato che nel sistema di combattimento saranno molto importanti schivate, parate e attacchi combinati. Ma facciamo un piccolo passo indietro e andiamo a conoscere il protagonista di questa storia. Questo si chiama Cal Kestis, ed è un Padawan che non ha concluso l'addestramento Jedi a causa dell'Ordine 66, che per chi non lo sapesse comandò l'uccisione di tutti i Jedi all'interno della galassia. Si presume quindi che il maestro di Cal sia morto prima di poter completare il suo addestramento e di conseguenza Cal sia stato costretto a rifugiarsi su Bracca. L'incipit della storia che andremo a vivere vedrà quindi Cal costretto a scappare dopo aver rivelato i suoi poteri. Da qui inizierà un viaggio per fuggire alla seconda sorella e agli inquisitori dell'impero, che appunto seguono l'ordine 66 dell'imperatore. Durante questo viaggio incontreremo personaggi nuovi, ma personaggi anche già visti all'interno delle saghe di Star Wars, come per esempio abbiamo già visto all'interno di un trailer So Guerrera che abbiamo visto in Rogue One. Questo viaggio fungerà inoltre per Cal come l'addestramento che non ha mai completato, esplorando quindi i tempi Jedi e scoprendone i segreti più profondi. Non voglio andare troppo nel dettaglio e parlarvi di tutti i personaggi che finora sono stati annunciati, sia perché ci sarebbe veramente tanto da parlare e sia perché voglio lasciare il più possibile alla serie. Una menzione però va fatta a DB1, il droid aiutante appunto di Cal. Questo avrà una funzione fondamentale all'interno del gameplay, in quanto DB1 ci permetterà di interagire con parti elettroniche, come per esempio aprire alcune porte o mandare in cortocircuito alcuni sistemi. Inoltre, se ci troveremo in difficoltà e non sapremo come procedere, dopo un po' di tempo potremo chiedere aiuto a DB1, che ci fornirà un indizio su come andare avanti. È interessante anche sapere che il droide, come anche la spada laser di Cal, sarà personalizzabile e potenziabile. Potremo quindi sbloccare nuove abilità che ci permetteranno anche di sbloccare nuove parti delle varie mappe sui vari pianeti e personalizzarle anche l'estetica. È molto interessante ai fini della storia del gameplay il fatto che Cal sia un Padawan che non ha completato il suo addestramento e che quindi durante questo viaggio apprenderà nuove abilità in modo da poter diventare a tutti gli effetti un Jedi. Tale potenziamento andrà a vedere più che altro le abilità della forza e ovviamente, come già detto, anche il potenziamento della spada laser. Questi avverranno tramite un albero delle abilità, a cui potremo accedere tramite la meditazione in alcuni luoghi precisi. Come abbiamo già visto per DB1, lo sblocco di alcune abilità della forza ci permetterà di sbloccare alcune parti della mappa a cui prima non potevamo avere accesso, e quindi a scoprire più segreti ed andare avanti con la storia. Ovviamente le abilità della forza non serviranno solo a questo, ma potranno aiutarci sia nelle fasi di platform sia in quelle di combattimento. Per quanto riguarda le fasi di platform, potremo sfruttare il potere più importante di Cal, ovvero quello di rallentare gli oggetti. Questo ci sarà veramente molto utile per saltare magari da un ingranaggio all'altro o da parti che si muovono troppo velocemente. Tuttavia potremo anche utilizzare la forza in combo con la nostra spada laser per quanto riguarda il combattimento, che si divide contro due tipologie di nemici: quelli imperiali, quindi al servizio degli inquisitori, e quella che invece sarà la fauna aliena che potremo trovare sui diversi pianeti. E di conseguenza saranno presenti i boss da tutti e due i lati. Abbiamo per esempio visto il combattimento contro la nona sorella, uno appunto degli inquisitori, e allo stesso tempo il combattimento contro una creatura gigantesca simile ad un pipistrello. Come già detto però non voglio dilungarmi troppo e lasciare più contenuti possibile per quanto riguarderà poi la serie, che io vi ricordo inizierà il 16 novembre a partire dalle 16. Io spero quindi ragazzi che questo video vi possa essere stato utile e che apprezzerete la serie. E detto questo direi che se il video vi è piaciuto lasciate like, commentate, condividetelo a tutti quelli che conoscete e che non conoscete, che c'è la tralissima. Seguiteci anche su Instagram, Facebook, come ogni video vi lasciamo qua sotto in descrizione anche da bellissimo, nuovissimo, fantastico sito. E detto questo noi ci vediamo direttamente giovedì con il primo, secondo e terzo episodio di Wolf Crew. Ciao! Siamo la tua salvezza.